i vostri nomi, ecco, poi c'è una considerazione, no, da fare qui. Credo che la generazione qui è in qualche modo, sono raccolte le figure di una generazione che appartiene ai nati negli anni 30, negli anni 20, 30, esattamente quegli uomini e quelle donne che avevano un'idea di mondo che prevedeva una continuità. Si nasceva in casa, si moriva in casa, c'era l'idea, no, di una cura ininterrotta delle generazioni, che è stata spezzata quando dicevano questo mio figlio o questa è mia figlia. Si prevedeva che questo figlio accompagnasse fino alla morte in casa il padre e così via, secondo una catena che andava avanti da tempo immemorabile. Tutto questo è stato spezzato. E la generazione che ha attraversato bambina la Seconda Guerra Mondiale, cioè l'evento più terribile che l'umanità ricordi, è quella che ha ricostruito l'Italia nel bene e nel male, ed è la prima generazione di espressione di quella civiltà artigianale contadina che ha visto spezzato questo anello, no? Non si muore più in casa, si va ad attendere la morte in massa, perché tutti ci stanno andando, Sparisce il no? tramandare in un certo senso. Esatto, nelle case di riposo. E allora questo è proprio mio padre, che è espressione di quella generazione, diventa uno dei tanti padri. Ieri sono passato a trovarti, papà. La luce in questi giorni non è tagliata dall'ombra. Negli alberi senza vento c'è l'odore secco dell'aria. Per come posso, io ho portato il racconto dei temporali, l'odore di inverno sulle tempie. A Chiusaforte è nevicato, nevica sempre, e le fontane sono ghiacciate. Penso per qualche momento che tu sia ancora lassù, ad accatastare legna con cura, e non in luoghi come questi, la casa di riposo come pista per le bocce, dove state raccolti come le foglie nel parco, uniti nell'attesa, lontani dalle città assediate. Dicevate domani, dicevate questo è il figlio, e con il silenzio del fischio nella bufera i vostri nomi sono andati via. Voi che siete stati popolo e ombra, remissione e forza. Il tuo nome, papà, è quello di Bruno, che non era un antilope, e tirava sassate al petirosso sul ramo più alto, o quello di Giordano, o quello di Cesare, o quello di Alfredo, l'artigliere, o quello di quelli che come te sono stati bambini, che hanno detto domani. E adesso non è troppo dire quanto poche sono le foglie cadute sui giorni di novembre per dire cos'è l'inverno negli occhi mentre viene. Tutto il poco possibile è qui, nei vostri corpi piegati come l'ulivo, sulle vostre facce di monete graffiate, in questo spazio, in questo tempo confusi come il cielo e la terra quando nevica. E se c'è un'uscita, papà, anche se non posso dire domani, la sua luce sulla soglia è questo stare dei tuoi occhi dentro i miei, questo pensarvi vivi, liberi e scalzi, le tasche piene di sassi, la memoria di voi che trema in noi come una stella incoronata di buio. Posso dire un'ultima cosa, in realtà, Sì. che mi viene in mente rispetto a questa poesia? Come sparisce il tramandare, oppure come si ha la paura, o si cerca di evitare che sparisca questo tramandare? Nella tua poesia si cerca anche sempre di nominare le cose e anche nominare appunto le persone, e io ho notato un fortissimo utilizzo dei nomi propri, Mm.
in questo, che hanno secondo me una duplice valenza, se così possiamo dire. Se da una parte il nome proprio, in un certo senso, mette in difficoltà il lettore, perché si trova davanti ad una, come possiamo dire, ad una... Diciamo che è qualcosa che non è un'astrazione. Che, esatto, no? Che non è un'astrazione. Lì, poi tu lo riempi quel nome proprio, esatto, però dall'altra parte il lettore stesso può riempirlo di sé, in certo senso. Di sé, esatto, funziona più o meno così. E non soltanto questo, è anche quel nome che riempie il lettore. È un concetto pasoliniano, tutto sommato, no? La poesia che diventa azione in chi la legge. Una volta che è licenziato un libro, non è dell'autore, si rifà e si rinnova ogni volta che viene letto da qualcuno, perché quel qualcuno è costretto a mobilitare tutto sé per entrare in un sistema di segni che è deposto da qualcun altro. Ed è un atto, questo, di nuovo, torniamo al concetto di prima, un atto d'amore, perché tu interpreti, ma non interpreti nel senso proprio, no, di scientifico, tu ti fai leggere dal libro e leggi il libro, e questo libro lo diventa tuo nella lettura, perché tu sposti, fai sempre nelle letture uno spostamento semantico a seconda di come si è configurata in te la cultura e come si è formata in te l'esperienza. E in questo fa nuova la poesia, e in questo la poesia dà forma e prende forma nelle nostre coscienze, entrambi gli aspetti. Un prendere forma nella coscienza di chi legge e un dare forma nello stesso tempo alla coscienza di chi legge. Io sì, perché c'era l'ultima, poi basta. Perché c'è un discorso che veramente mi ha incuriosito e che credo di non essere riuscito ad assimilare fino in fondo, cioè il continuo ricorso, ne parlavamo anche stamattina forse, se non ricordo male, il continuo ricorso allo sguardo, agli occhi, che sembrano essere il veicolo privilegiato anche del rapporto umano. Mi sembra nella tua poesia. E allo stesso momento sono un qualcosa in cui ci si rende conto di quella doppia valenza anche delle cose, per come ne parlavamo prima, cioè di una valenza concreta, solida, presente qui, e di una valenza che in un certo senso si astrae, diventa un gesto ripetuto. Un gesto, non solo appunto un gesto contingente, ma un gesto che in un certo senso si innalza. C'è anche, mi sembra, questa spinta verso l'alto, verso un'astrazione eternizzante quasi. Mi sembra. Una forma di esemplarità. Esattamente, sì. Un emblema. E quindi appunto volevo chiederti appunto quasi di spiegarmi. In qualche modo è tremendo chiedere a chi scrive di spiegare qualcosa. Comunque noi ci proviamo, sì. Anche perché la lettura, la forma di noi siamo abituati a una lettura che è così definita dal nostro atteggiamento, dal nostro atteggiamento dentro una civiltà fondamentalmente scientifica, formata dalla scienza. E per cui pretendiamo, quando leggiamo qualcosa, di leggere e di capire con la testa. Se io leggo un saggio, pretendo di capire, non può. Però quella è la forma del saggio. Le asserzioni della matematica, no? Sono, cioè, o le capisci o non le capisci. In poesia in realtà non si legge così. La poesia è la forma dello scrivere più antica che esista, mobilita sì l'intelligenza, ma mobilita molti altri aspetti, compresa la biologia, mobilita il nostro ritmo,
il nostro senso del sacro attraverso il ritmo, perché il ritmo ha informato per secoli e secoli, per millenni, no? Una scala che conduce alla divinità, all'imponderato, al non compreso, no? A tutte queste cose. Per cui ecco, chiedere a chi scrive di spiegare una cosa, però possiamo provarci. Sì, sì, no, appunto perché senso... è un discorso che mi ha incuriosito molto e perché ci vedo un qualcosa di veramente fondante quasi. Un veicolo veramente forte di anche di significato. Innanzitutto il ricorso allo sguardo, il ricorso all'immagine è un ricorso che non presenta incoerenze rispetto al linguaggio usato, che è un linguaggio il più possibile piano. E che cosa c'è di più facile che non lo sguardo? Questo è proprio la cosa, un primo livello, no, di lettura. E ce ne sono altri, ovviamente. Io credo che la dialettica degli sguardi, la dialettica che dimentica in qualche modo la parola, che diventa silenzio, un silenzio concretato, sia la più autentica di cui disponiamo. E, pensa a Dante, quando dice tanto gentile e tanto onesta pare, dove quel pare non è, come sapete tutti, no? Sembra sia tanto, ma è evidentemente, è concretamente, appare, si manifesta. Pensa a come venivano presentati gli dèi quando si incarnavano nelle persone, come venivano, come li percepivi, no? Gli dèi greci, con un alone bianco intorno. Un umano riconosceva un Dio per questo alone che c'era e non c'era, no? E via così. Insomma, lo sguardo è la forma conoscitiva più immediata che abbiamo, e nello stesso tempo è anche, probabilmente precede la parola nella nostra comunicazione, no? Ovviamente c'è anche il tatto in questo, cioè, no? Come espressione proprio. C'è anche l'udito, i suoni, i primi suoni che venivano emessi,